Si è trattato di un lavoro immane, ricostruire l'intero sistema di tutela dei minorenni. Lo abbiamo fatto attraverso anche un ciclo di consultazione che ha coinvolto tanti professionisti ed esperti e ha coinvolto anche l'ascolto dei ragazzi, ragazzi che hanno vissuto un'esperienza nelle strutture di accoglienza. Il cuore delle raccomandazioni è la riforma del procedimento in materia di responsabilità genitoriale che abbiamo dettagliato nei vari punti. L'altro aspetto saliente è l'importanza di una banca dati sia dei minorenni fuori dalla famiglia di origine, sia delle strutture di accoglienza, sia degli affidatari. L'importante è che le tre linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali siano recepite nelle varie regioni. Si tratta di linee di indirizzo proprio in materia di affidamento, in materia di accoglienza e in materia di sostegno alle famiglie e ai minorenni. Ed è importante che i vari soggetti coinvolti nell'accoglienza si interconnettano fra di loro in modo da innalzare la qualità e dare delle risposte efficaci.